Direttore, dopo l'ottima scorsa stagione con il debutto del San Maurizio nel mondo del calcio 5, siamo qui per ripartire con una grande novità. Finalmente la prima squadra anche appunto San Maurizio. Sì, una bella novità su cui abbiamo lavorato già da parecchi mesi. Abbiamo cercato di creare un gruppo abbastanza giovane, con parecchi ragazzi giovani che provengono sia dal calcio A5 che dal calcio A11, dei ragazzi che giocavano in promozione, in C1 A5, e con qualche ragazzo di esperienza, ovviamente, perché l'esperienza penso che sia importante per far crescere i giovani. Ecco, vogliamo dare magari qualche numero della vostra società, ricordando le squadre che avete e quanti bambini sono iscritti per quanto riguarda il calcio a 5 qui a San Maurizio. Sì, allora, l'anno scorso avevamo circa 80 iscritti, con 5 categorie, tutte giovanili, partendo dai primi calci, i pulcini, gli esordienti, l'under 20 e l'under 21. E penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro l'anno scorso, ma penso che quest'anno avremo parecchi iscritti in più. Abbiamo già pubblicizzato un po' per settembre e ho già ricevuto parecchie chiamate per la nuova stagione, oltre ovviamente alla prima squadra formata da 15 ragazzi. Mister, comincia una nuova avventura con il San Maurizio, la squadra prenderà parte al campionato di Serie D. Che cosa ci dobbiamo aspettare dai due ragazzi? Ma cosa ci dobbiamo aspettare? Questa è una bella domanda. È una nuova avventura, è un gruppo nuovo, completamente nuovo, a parte qualche ragazzo con l'Under 21 già l'anno scorso. Speriamo di fare bene, cioè il nostro obiettivo è quello di cercare di, non dico di puntare subito a salire, ma di fare un bel campionato. Ecco, anche in base alle avversarie che si stanno un po' iniziando a delineare, ci saranno anche diversi derby, il Grosso, il Ceres, il Valmalone, quindi un bel campionato non solo per i ragazzi ma anche per i tifosi. Assolutamente sì, penso che questa società è nata l'anno scorso e merita un'opportunità del genere, come calcio a 5. Abbiamo iniziato l'anno scorso, iniziando dai primi calci, adesso abbiamo 6 o 7 squadre. Quest'anno abbiamo deciso di fare la prima squadra, la Serie D, proprio per crescere e continuare a crescere. Quindi, per concludere con una battuta, questo San Maurizio calcio a 5, dove vuole arrivare? Vuole arrivare il più lontano possibile, iniziando questa avventura, cercando di, negli anni, buttare le basi per poter salire anche poi di categoria, man mano, speriamo di farcela.